Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Dopo aver provato il Redmi Note 12 Pro e il Redmi Note 12 4G, oggi vi porto la recensione del Redmi Note 12 5G, il primo smartphone con il nuovo processore Snapdragon 4 Gen 1. Per andare avanti, vi invito come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto come sempre gli amici di Digitabili.blog e gli amici Telegram di Malati di Smartphone. All'interno dell'ormai classica confezione Redmi Xiaomi troviamo, oltre al nostro smartphone, spillino per il vano SIM, classici libretti, cover in silicone trasparente di buona fattura, cavo di ricarica USB-A tipo C, è un caricabatteria di carica rapida da 33 watt. Come sempre una confezione molto completa. Redmi Note 12 5G è realizzato interamente in policarbonato di buona qualità e fattura. Il frame è leggermente curvo e abbinato al retro con finitura opaca offre un ottimo grip e si tiene bene tra le mani. Peccato solo che il retro trattiene leggermente le impronte. Il modulo fotografico sporge leggermente e se posizionato su una superficie piana è abbastanza stabile. È disponibile in tre colorazioni, Onyx Grey, Ice Blue e questa bellissima Mint Green. Poi abbiamo la certificazione IP53 per polvere e schizzi d'acqua. Le dimensioni sono 165,88x76,21x7,98 mm di spessore per un peso di 189 grammi. Analizzando bene lo smartphone troviamo nella parte destra il bilanciere volume con il tasto di accensione e spegnimento che integra il sensore delle pone digitali che è preciso e veloce. Nella parte sinistra abbiamo lo slot che può ospitare due nano SIM oppure una nano SIM più una micro SD. Nella parte inferiore abbiamo un primo microfono, porta tipo C, altoparlante di sistema che è solamente mono. Nella parte superiore abbiamo jack da 3,5 mm, porta infrarossi, secondo microfono. Sul retro il modulo delle fotocamere. Redmi Note 12 5G utilizza un display da ben 6,67 pollici diagonale con risoluzione Full HD+, 1080x2400 pixel, in tecnologia AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità massima arriva fino a 1200 nits, quindi ottimo sto luce diretta del sole. Come protezione abbiamo un Gorilla Glass 3 e abbiamo una pellicola preapplicata di serie. Nei complessi i colori sono buoni e buoni anche gli angoli di visione. Parlando invece di hardware, Redmi Note 12 5G si affida al nuovo processore Octa-Core Snapdragon 4 Gen 1 a 2 GHz. Come scheda grafica abbiamo un Adreno 619, poi abbiamo 4 GB di RAM LPDDR4X, espandibile di 2 GB in modalità virtuale. La memoria interna è da 128 GB, in tecnologia UFS 2.2, espandibile tramite microSD. Abbiamo poi la connettività al Dual SIM 5G, abbiamo il Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1, i vari GPS ed è presente anche il chip NFC per i pagamenti. Presente anche il jack audio e l'audio è mono di discreta qualità e potenza. Cosa importantissima che tutti quanti chiedono. Anche su questo nuovo modello abbiamo il sensore di prossimità fisico e non più quello virtuale. Redmi Note 12 5G ha a disposizione una batteria da 5000 mAh. L'autonomia vi porta senza problemi a coprire l'intera giornata lavorativa, anche con uso stress. La ricarica è a 33 W e non è presente la ricarica wireless.
Parlando invece di fotocamere, su questo Redmi Note 12 5G abbiamo tre sensori posteriori. La principale è una 48 megapixel f1.8, poi abbiamo una 8 megapixel grandangolare f2.2 e una fotocamera 2 megapixel per le macro. La fotocamera frontale per i selfie è una 13 megapixel f2.45. La fotocamera principale, con buona luce, riesce a scattare delle ottime foto con una veloce messa a fuoco e una buona gestione dell'HDR. Di notte, con poca luce, viene in aiuto la modalità notturna, che migliora leggermente la scena. Appena sufficiente invece la fotocamera grandangolare, per colpa della bassa risoluzione. Sufficiente invece i selfie con la fotocamera frontale. I video invece si registrano fino al 1080p a 30fps, con una buona messa a fuoco e una leggera stabilizzazione elettronica. Parlando invece di software, non capirò mai la politica aggiornamenti di Xiaomi. Mi lancia nel 2023 il Redmi Note 12 Pro con Android 12. Mi lancia il Redmi Note 12 4G, quindi il modello base, con Android 13 e le patch aggiornatissime di aprile 2023. E poi mi lancia questo Redmi Note 12 5G con Android 12 e le patch di marzo 2023. E personalizzato con l'ultima MIUI 14. Quindi il modello base Redmi Note 12 4G è più aggiornato dei modelli superiori. Da consumatore la cosa mi farebbe molto incazzare. Nel complesso comunque abbiamo le classiche funzioni e personalizzazioni della classica MIUI di Xiaomi. Abbiamo le gesture, tema scuro, telecomando infrarossi, modalità gaming, eccetera. E ovviamente abbiamo anche un po' di app e giochi preinstallati, che ovviamente si possono cancellare. Del complesso il software gira bene, il 4 Gen 1 si comporta benissimo ed è quasi alla pari del Dimensity 1080 del Redmi Note 12 Pro. Riuscirete senza problemi a gestire tutte le app disponibili e anche un po' di gaming. Redmi Note 12 5G viene lanciato ad un prezzo ufficiale di 299€. Fortunatamente si può trovare a meno su Amazon, intorno alle 220€. Vi lascio qui sotto il link d'acquisto in descrizione. Per concludere, il Redmi Note 12 5G è uno smartphone abbastanza completo e perfetto per la sua fascia di prezzo. E la vera differenza la fa il nuovo processore 4 Gen 1. I punti forti sono il bellissimo display AMOLED, la fotocamera principale e il processore 4 Gen 1. I punti deboli sono le fotocamere secondarie, la mancanza di un audio stereo e il software fermo nel 2023 ancora ad Android 12. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao, alla prossima!